diciamo che noi cerchiamo sempre di non essere le vittime sacrificali. Oggi onestamente però ci è riuscito un po' peggio riuscire a essere efficaci nella zona offensiva, ma questo va riconosciuto alla forza difensiva del Pisa, che è una squadra che la classifica dice che è la miglior difesa del campionato, no? In effetti anche oggi hanno lavorato bene sulle preventive, non ci hanno quasi mai permesso di riuscire a sviluppare le nostre trame, e noi più o meno possiamo aver fatto altrettanto con loro, perché memori della partita di andata dove ci hanno pizzicato 3-4 volte la palla e sono ripartiti. Il Pisa ovviamente è una squadra che se la fai giocare va a più difficoltà che se invece fai te la partita e gli dai la possibilità di ripartire in contropiede e di sfruttare gli spazi. Noi la lezione l'avevamo capita all'andata, oggi abbiamo lasciato il pallone a loro, il palleggio a loro, abbiamo provato noi, diciamo, a fare un po' la partita sulle ripartenze, però non essendo la nostra caratteristica migliore, diciamo, la coperta è diventata un po' corta, nel senso abbiamo lavorato bene difensivamente, ma a parte nell'ultimo quarto d'ora dove probabilmente il Pisa è un po' calato di intensità, e lì secondo me potevamo sfruttare meglio gli spazi sui quinti che erano sempre soli, che Pisa poi quando si difende tende sempre a, diciamo, ad essere molto stretto centralmente ma a lasciare spazio sugli esterni. Io ho cambiato modulo per provare a vedere se si riusciva a fare il colpo grosso, in effetti qualche volta di più abbiamo tirato in porta rispetto ai primi 75 minuti, però forse non ci abbiamo creduto fino in fondo e inconsciamente ci siamo accontentati di portare via da qui un punto. Oggi siamo riusciti a fare una partita da Serie B, perché poi la Serie B, se la si guarda bene, non è che ci sono tutte queste squadre che giocano bene a calcio, mi sembra che sono tutti molto attenti a portare punti in qualunque modo arrivino, no? E quindi noi ci abbiamo provato per una ventina di partite, ci siamo anche riusciti a proporre sempre calcio di una certa maniera. Poi oggi ovviamente era una partita diversa, ripeto, 4-1 dell'andata ci ha insegnato molto di come affrontare il Pisa, di come dovevamo cercare di affrontare il Pisa, e in effetti oggi i frutti si sono visti. Ripeto, io preferisco sempre cercare di essere molto offensivo e di riuscire a fare le partite, però quando affronti la prima classifica ovviamente devi anche avere l'umiltà di affrontarla con armi diverse rispetto al solito. No, diciamo, noi tatticamente sapevamo che il Pisa ci veniva a prendere molto alti e giocava con la linea difensiva, abbiamo visto delle partite, abbiamo analizzato delle partite, sulla prima pressione, sul rinvio del portiere, la linea difensiva del Pisa è sempre sulla metà campo avversaria, quindi avevamo necessità e oltretutto, come ho detto prima, lavorano molto bene sulle preventive, lavorano molto in aggressività in avanti, quindi noi avevamo bisogno di un giocatore di gamba che ci attaccasse quella linea, oltre la linea difensiva, sulla prima giocata, per non avere gli stessi problemi che avevamo palesato nel primo tempo di Perugia, dove anche loro ci hanno aggredito molto alti. Noi tendevamo sempre con le caratteristiche dei nostri giocatori a venire sempre solo incontro alla palla, e ovviamente lì dai un vantaggio agli avversari. La scelta di Mazzocchi era legata proprio a questa, diciamo, possibilità. Infatti, se ci avete fatto caso, nel primo tempo abbiamo alzato diverse volte la palla, l'abbiamo cercata di lanciare oltre la loro linea difensiva, soprattutto tra i due centrali che sono molto bravi, ma nello spazio un po' lenti, potevano avere qualche difficoltà con Mazzocchi, però non, diciamo, poteva funzionare meglio, ecco. Non dico che non ha funzionato, ma poteva funzionare meglio, probabilmente sfruttando il Pisa ci faceva sempre uscire dalla parte di Gringhelli, che era un destro che giocava a sinistra, ovviamente il lancio veniva col piede destro, ma sempre a uscire, mai sopra la linea, quindi sicuramente è giusto, diciamo, è una preparazione corretta, sapendo che noi lì giocavamo con piede invertito, quindi non c'è riuscita benissimo quella giocata, però le volte che si è riusciti a allungarli, compreso nel, se vi ricordate, a parte i primi 15 minuti del Pisa molto forti, molto in aggressione, però la prima azione ce l'abbiamo avuta noi con Pettinari davanti al portiere, su quella palla, quindi insomma potevamo sfruttarla meglio di più, però probabilmente ci voleva
un terzino a piede naturale con un martello, con un mancino sicuramente sarebbe venuta meglio quella giocata. Ne abbiamo parlato tutti, insomma, anche in settimana, in questo caso i derby, in realtà questa rivalità non si è sentita nulla, Infatti sono quindi sei un preoccupato. po' deluso. Infatti ora faccio giornalista io, perché non mi hanno offeso? Ti è rimasto male? Porca miseria, se sono rimasto male. Non me l'aspettavo. È l'unica nota dolente della giornata. Porca miseria. Sì, dici. Vabbè, però uno su 5.000 si poteva sacrificare, no? Vabbè.